Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Allora, questo è un caso di cui avevo già parlato, però ho deciso di rivisitare grazie alla lettura di nuove fonti che ho avuto la possibilità di consultare con questo caso e all'aiuto di Claudia di Rome Tokyo One Way. Vi consiglio di andare a vedere anche il suo canale se vi piacciono questi video di crime. Questo caso ci riporta indietro e ci riporta esattamente al 1998. È un caso che lascia perplessi e con moltissimi dubbi. Il 25 di luglio del 1998, nella città di Sonobe, a Wakayama, si è svolta una matsuri, ovvero una festa del quartiere. E quello che è successo è che qualcuno ha aggiunto l'arsenico al curry che veniva servito durante quella festa. Questo purtroppo ha portato alla morte di 4 persone e 63 sono rimaste intossicate. Alcune di queste persone dovete sapere che soffrono ancora i segni di questo attacco con l'arsenico, malgrado non siano morti. Le 4 vittime sono un uomo di 63 anni, uno di 53, un povero bambino di 10 anni e una ragazza di soli 16. All'inizio le persone che erano presenti a quella festa e che hanno ingerito questo curry hanno iniziato a sentirsi male e pensate, in ospedale si sono visti arrivare tutte queste persone e solamente in seguito si sono resi conto che si trattava di un avvelenamento causato dall'arsenico. Per questo fatto è stata arrestata e condannata alla pena di morte Hayashi Masumi. Ma chi era questa donna? Hayashi Masumi era una donna che all'epoca dei fatti aveva 37 anni, sposata con dei figli. La famiglia Hayashi viveva a Sonobe, tuttavia i rapporti con la comunità locale non erano certo dei migliori, infatti non si era per nulla integrata. Sembrava avesse un atteggiamento piuttosto prepotente e non era riuscita a legare con nessuno. Stava sempre sulle sue e aveva questo modo di comportarsi che era alquanto inusuale. Come professione svolgeva quella dell'assicuratrice, mentre il marito non lavorava. Tuttavia la coppia sembrava avere una disponibilità economica piuttosto ingente. Avevano la casa, dei terreni e avevano addirittura una stanza all'interno della loro dimora che era stata fatta costruire per giocare a Mahjong, che è quel gioco cinese che forse si fa anche in Italia, non sono sicurissimo. Sembra in ogni caso che durante queste partite che organizzavano giravano veramente delle cospicue somme di denaro. Quasi tutte le persone che partecipavano a queste serate d'azzardo, che ricordiamo sono illegali in Giappone ma probabilmente venivano vendute come serate con amici, venivano tutte da fuori Tokyo. E qui potete capire come in comunità così piccole si sa, i pettegolezzi girano e il fatto che lei stesse sempre sulle sue ha fatto sì che comunque non fosse particolarmente amata all'interno di quella comunità e le persone tendevano a evitarla. All'arresto di Hayashi Masumi si arriva dopo aver perquisito la loro casa. All'interno infatti erano state trovate delle tracce di arsenico contenute in un contenitore di plastica. Era stata anche trovata una piccola lattina di latte in polvere che era finita e quindi la usavano per tenere dell'arsenico dentro. È stata trovata a casa dei genitori della donna. Sui capelli di questa donna erano state trovate anche delle tracce della medesima sostanza. Erano stati anche rinvenuti dei bicchieri di plastica che erano proprio gli stessi che erano stati usati poi in questo matsuri e anche questi contenevano delle tracce d'arsenico e questi erano stati trovati nella matsuri, appunto nell'immondizia. Il possesso di questo arsenico era stato giustificato dalla famiglia di Hayashi per il fatto che il marito aveva una ditta di sterminazioni per termiti. Avete presente, comunque in Giappone le case solitamente sono di legno e bisogna stare proprio attenti perché se arrivano questi termiti possono anche farvi venire giù la casa, non sto scherzando, può succedere. E per svolgere appunto questo suo lavoro di disinfestazione utilizzava proprio l'arsenico. Infatti queste tracce di arsenico sono state trovate in addirittura 10 punti all'interno della loro casa, nelle tubature dell'acqua, nel fango delle grondaie, in giardino, eccetera eccetera. Masumi Hayashi viene portata in carcere e poi inizierà questo processo a Wakayama che, come vi ho precedentemente detto, si concluderà con la sua condanna a morte per impiccagione. Soffermiamoci adesso sul processo.
Sostanzialmente quello che è venuto fuori è che la ricchezza che godeva la famiglia Hayashi proveniva da frodi assicurative. Infatti, quando hanno aperto la cassaforte, sono riusciti anche a trovare gioielli, orologi e vari altri oggetti costosi e preziosi, tra cui anche addirittura più di 2 miliardi di yen. E sembra che sono riusciti a commettere frode e a percepire una somma pari a 6 miliardi di yen proprio da queste assicurazioni. Il marito aveva ricevuto buona parte di questi soldi perché aveva ricevuto un avvelenamento dovuto all'arsenico ed era stato giustificato come un incidente avvenuto sul lavoro, anche se pensate, si pensa che sia stato avvelenato dalla moglie. Tuttavia, ci sono anche dei video in YouTube dove è stato intervistato e lui difenderà sempre la sua moglie. Ne era veramente innamorato. Quello che lui dice è che il motivo per cui si era avvelenato è perché un suo collega gli aveva detto che se lui ogni giorno avesse preso una piccolissima quantità di questa sostanza avrebbe sviluppato una sorta di immunità e quindi aveva ingerito questo arsenico e per questo motivo non riusciva ad usare bene le gambe e aveva finito per ammalarsi. Non si sa se lo avesse detto o se sia stata la moglie ad avvelenarlo o se fosse stato un piano escogitato dai due. In ogni caso, quello che è certo è che si trattava di appunto frode. Un'altra persona ha inoltre detto che si era sentito male dopo una partita Mahjong a casa di Hayashi e dopo aver mangiato qualcosa da loro. E anche lì sembra che la coppia avesse tentato di fare qualcosa a questa persona dal momento che appunto i due facevano queste assicurazioni sulle altre persone, quindi intossicandoli potevano ricevere magari dei proventi. In ogni caso, come potrete immaginare, tutti questi episodi collegati appunto a questa accusa non portano certo una buona luce su questa donna. E ragazzi, è pazzesco perché se, come avevo parlato anche nell'altro video, se voi vedete comunque delle immagini di questa donna, sembrava assolutamente tranquilla, cioè siete incriminati per aver appunto fatto fuori 4 persone intossicate, tutte questa altra serie di persone nella vostra comunità, fate come nulla fosse, cioè sembra una donna veramente normale, tranquilla, nessuno penserebbe che dietro questa donna magari si nasconde un killer. Sulla base comunque di varie testimonianze che sono state raccolte, è stato possibile un pochino ricostruire quello che è successo in quel fatidico giorno. Sostanzialmente l'intero gruppo di donne che si erano proposte come volontarie per organizzare il cibo che era stato servito a quella festa, ha detto che Masumi aveva detto che non poteva partecipare perché doveva andare in ospedale quella mattina e poi nel pomeriggio sarebbe venuta gente a casa sua a giocare a Mahjong. Lei avrebbe detto che la sua visita sarebbe dovuta avvenire tra mezzogiorno e l'una di pomeriggio e un po' prima di mezzogiorno sarebbe andata a vedere il curry. Il curry è stato preparato in una casa di un'altra famiglia. Avete presente il garage esterno, quello dove poi mettete la macchina che aveva una tettoia, ma non il garage quello chiuso che potete chiudere, insomma è un po' diverso in Giappone. C'erano sempre più persone presenti o comunque si sapeva che a una determinata ora ci sarebbe stato qualcuno lì. Sembra che la preparazione sia iniziata alle 8:30 del mattino e vi erano circa una ventina di donne. Poi alle 11:30, quando comunque il curry si stava cuocendo e aveva iniziato a formare lo stufato, 6 donne che erano presenti lo hanno assaggiato per vedere se era venuto troppo piccante, se andava bene, eccetera, eccetera. Ma la cosa particolare è che nessuna di loro ha accusato sintomi o un qualsiasi malessere. E verso le 11:55 vi erano 5 donne che hanno visto Masumi arrivare e si erano chieste perché fosse venuta e l'hanno vista buttare anche qualcosa nel canale di irrigazione. Lei, vedendo un po' la situazione e vedendo che non è che fosse particolarmente ben accolta, ha preso e ha scelto di andare a casa, anche perché la sua casa era molto vicina al posto dove si preparava quel curry. Alle 12:05 andrà nuovamente al garage per vedere questo curry e verrà vista da un ragazzo che camminava sulla strada e che dice che aveva dei bicchieri nella mano destra e quando è arrivata c'erano anche 2 donne e sembra che non si desse pace e avesse spostato questi bicchieri in un'altra mano. Dopodiché questo ragazzino comunque era andato dall'altra parte della strada e quindi non aveva più visto che cosa era successo. Intanto alle 12:20 l'ultima persona che era rimasta lì a vedere il curry se ne va. Al tribunale ci saranno altre 2 persone che hanno detto di averla vista con questi bicchieri in mano e di averla vista da sola proprio vicino alla pentola dove veniva cucinato quel curry. Ma
Kazumi negherà sempre e dirà che era con i suoi figli. C'è da dire però che queste testimonianze che appunto sono state dette da queste due persone avevano delle incongruenze. Le tempistiche non erano le stesse e non combaciavano tra loro. Alle 13 arriverà poi l'altra donna che era l'addetta Kerry e troverà lì Masumi. Quando questa donna arriva, Masumi le dice: guarda, io non ho fatto nulla al Kerry, va bene così. E Masumi dirà che lei era rimasta solamente seduta lì e che lei non l'ha toccato, cioè se stava cuocendo da solo o era lì per altri motivi. Successivamente Masumi tornerà a casa. Questo Kerry sarà poi portato nel luogo dove avveniva quella festa di quartiere. Masumi si presenterà a quella festa attorno alle 16:30. Masumi dirà che adesso hanno finito di giocare a Mahjong, tuttavia non poteva restare alla festa dal momento che era stata invitata ad andare al karaoke con alcuni amici. Il Kerry verrà servito poco prima delle 18 di sera. Subito due uomini si sono sentiti male. Sono andati in un posto appartato ed entrambe hanno iniziato a dare di stomaco. Nel mentre Masumi alle 18:30 prenderà la macchina e andrà assieme al marito al karaoke. Rimarrà in quel karaoke fino alle 23 circa. Si recherà poi in uno snack bar dove rimarrà fino a luna di notte per poi tornare nella sua dimora. Da ulteriori investigazioni emergerà che non erano stati gli amici di Masumi a invitarla al karaoke, ma era stata proprio lei che aveva telefonato a questi suoi amici chiedendo loro se volessero andare al karaoke. Nel mentre alla festa la gente una dopo l'altra aveva iniziato a sentirsi male e erano arrivate tutti i soccorsi e varie ambulanze. La famiglia Hayashi dirà che era tornata nella loro casa a luna di notte e che quando erano tornati non avevano visto queste ambulanze perché appunto se ne erano già andate, e la coppia ha detto di aver appreso la notizia il giorno seguente proprio ascoltando i telegiornali. In un'intervista tra l'altro che le sarà stata fatta, Masumi dirà questa frase: meno male che non è capitato anche a noi, perché lei era estremamente preoccupata anche per i suoi figli. Questa frase è sembrata un po' strana perché voi pensate, lei se n'era proprio andata proprio prima che servissero quel Kerry, però si sa, era forse una fortuna che se n'erano andati via. Però quel discorso legato ai suoi figli, perché i suoi figli non hanno partecipato? Dopotutto era la festa di quartiere, perché non si sono presentati? E nemmeno loro ovviamente hanno mangiato quel Kerry. Come potete immaginare, tutto questo è sembrato molto molto sospetto e i media non facevano che speculare su questo caso. Il processo avvenuto nella corte di Wakayama si concluderà nel 2002 con la condanna per impiccagione per Masumi Hayashi. L'avvocato della difesa ha chiesto degli appelli perché secondo lui l'arsenico che era stato trovato nei bicchieri di plastica trovati nell'immondizia e nella casa di Hayashi, quello è un arsenico che viene importato da una fabbrica in Cina e che probabilmente poteva essere stato acquistato anche da qualcun altro. Non si poteva quindi dire con certezza che fosse stata lei, senza contare che lei non ha mai confessato, si è sempre dichiarata innocente. Vi erano solo una serie di prove, tutte circostanziali, e nessuna di queste era conclusiva. E quindi non c'erano proprio delle prove tangibili che potessero incriminarla, anche perché voi immaginatevi che questa donna era una donna particolarmente odiata nella sua comunità, quindi poteva anche essere che un vicino magari aveva proprio messo queste prove proprio per poterle incriminare, utilizzando proprio l'arsenico, sapendo che appunto il marito aveva questa ditta. Ci sono molti sospetti. Ad ogni modo, a seguito di questo appello, la corte di Osaka nel 2005 confermerà poi questa pena di morte. Dopodiché nel 2009 questo caso verrà portato alla Corte Suprema del Giappone, che a sua volta respingerà questo appello confermando la medesima sentenza. Nel 2017 è stato fatto un ulteriore appello alla corte di Wakayama per poter ricondurre questo processo, dal momento che l'avvocato della difesa ha detto che quei bicchieri che erano stati trovati all'interno dell'immondizia non erano gli stessi che si trovavano a casa dell'imputata. Ad ogni modo è stato rifiutato di fare un nuovo processo. I dubbi sono molteplici perché lei per tutti questi anni, per più di un ventennio, si è sempre dichiarata innocente. Le prove, come vi dicevo, sono circostanziali e inoltre il motivo qual era? E qua l'opinione pubblica è divisa in due.
tra chi sostiene che magari questa donna fosse particolarmente odiata in quella comunità e per questo motivo ha scelto di punire tutti i membri che ne facevano parte. Mentre ci sono anche una serie di persone che pensano che questa donna sia innocente e che pensano che se veramente ce l'hai con qualcuno non vai a diciamo a mettere questo arsenico nel curry, che poi non puoi sapere chi poi lo sarebbe andato a mangiare. Potrebbe anche essere che c'era qualcuno nella comunità che ce l'avesse con lei, che poi ha fatto questa cosa per poterla incolpare. Un modo per incastrarla, magari qualcuno geloso della sua ricchezza, chissà. Il problema principale forse è che appunto è stata data questa pena di morte, che si sa, abbiamo trattato in moltissimi casi su questo canale e ve ne sono altri che forse diciamo che ci sono delle prove molto più tangibili a cui non è stata data questa pena e viene data lei in un processo in cui non si ha veramente una vera confessione. Non possiamo essere certi al 100% che sia stata lei. L'avvocato aveva anche detto che l'arsenico probabilmente non era lo stesso, tuttavia tutte le prove che sono rinvenute, tutte le tracce di arsenico che sono state trovate nella casa, nelle urine e anche in tutte, diciamo, le persone che sono state avvelenate, sono state poi analizzate da un laboratorio specifico qui in Giappone e ha confermato che si trattava proprio della stessa sostanza, la stessa formula. E diciamo che siccome le caratteristiche erano esattamente le stesse, non hanno poi voluto in seguito neanche ripetere questi esami. L'arsenico inoltre che è stato trovato nei capelli, sostiene l'avvocato, che probabilmente si è depositato sui capelli con il vapore del curry. Ad ogni modo, questo è il fatto, la donna rimane in carcere appunto con l'accusa di aver ucciso 4 persone e averne avvelenate 64. Mayumi Hayashi è l'11ª donna che ha ricevuto questa pena di morte, questa condanna capitale dal dopoguerra. Anche il figlio dice che vuole credere che non sia stata sua madre. Questo bambino, che tra l'altro è stato anche pesantemente bullizzato, come potrete immaginare, perché quando andava a scuola appunto lo chiamavano il figlio di un'assassina e di una che fa le frodi appunto alle assicurazioni, quindi un figlio di un ladro. E anche quando poi finalmente è riuscito a cambiare la prefettura dove abitava, quando poi è tornata sui giornali tutta questa questione, lui ha perso il lavoro che aveva quando lavorava appunto in un ristorante part time e adesso lavora come trasportatore. A Wakayama si cerca veramente di non parlare più di questa cosa perché è una notizia della cronaca nera giapponese veramente triste e veramente scioccante, anche perché soprattutto ci sono vari pareri discordi sulla decisione che è stata presa dalla corte, anche perché poi considerate che questo luogo, dove io tra l'altro sono stato ma per altri motivi, è diventato comunque anche un luogo dove la gente va per fare del turismo macabro, sapete, i fan del crime che magari vanno a vedere proprio i luoghi dove sono avvenuti determinati crimini, per vedere appunto magari dove si è svolta la festa, dove era la casa di questa famiglia Hayashi. Tanto che pensate che la popolazione locale di Sonobe, qualcuno non ce l'ha fatta più e addirittura è andato a dare fuoco a questa casa. È stato un incendio doloso, non si sa chi l'abbia appiccato, in ogni caso quella casa non c'è più e adesso c'è solo un parco. Vi è proprio una voglia di quella comunità di dire non ne possiamo più, vogliamo voltare pagina, lasciateci in pace. Io ragazzi spero che questo caso vi sia piaciuto, se vi è piaciuto vi chiederei di lasciare un mi piace e lasciare un commento al riguardo di questa storia, sono davvero curioso di sentire la vostra opinione, anche per chi aveva già visto il video che avevo realizzato in passato, anche sulla luce di queste nuove informazioni che vi ho fornito, spero davvero che vi sia piaciuto. A me davvero spiace anche soprattutto per il figlio di questa donna, per il bullismo che ha subito, mi ha ricordato tanto anche i figli di famiglie che facciano parte di quella setta di Omishirikyo che purtroppo hanno avuto una vita molto difficile e molti di loro erano degli innocenti che si sono ritrovati sostanzialmente in quella situazione, quindi davvero secondo me il bullismo è una di quelle cose che non aiuta da nessuna parte, cioè ci si può sfogare con queste persone ma se non sono nemmeno i veri colpevoli, perché comportarsi in quel modo alla fine? Veramente a me queste storie lasciano sempre un po' l'amaro in bocca. Io vi ringrazio di essere stati con me e spero di vedervi nel mio prossimo video. Un saluto da Seba.